Tutte, ciao a tutti. Stasera ho pensato bene di lasciare le mie assistenti e usurpatrici canine a terra perché vi devo parlare della mia esperienza di essere orfana. Sono diventata orfana, devo elaborare un lutto. Sono diventata orfana di una serie televisiva, cioè non ho più il mio The Crown. Ho finito di guardare la quarta serie e mi sono sentita improvvisamente spaesata, senza più i miei personaggi che in un qualche modo erano entrati nella mia vita, nel mio quotidiano. Come ci racconta molto bene Frank Rose nel suo Immersi nelle storie, leggere un romanzo è qualcosa di molto diverso rispetto a guardare una serie televisiva, cioè l'esperienza della serie televisiva è un'esperienza partecipativa e immersiva. Nel momento in cui guardiamo serie televisive, partecipiamo della vita delle serie televisive stesse, della vita dei personaggi stessi, anche della loro sorte, perché attraverso i social in un qualche modo ne manipoliamo i destini. Il nostro apprezzamento è costantemente monitorato e le nostre opinioni vengono tenute in conto dai produttori delle serie televisive. Allora, anche per soddisfare il mio bisogno di capire perché mi sento così orfana, ho cominciato la lettura di Eroine di Marina Pierri. Come i personaggi delle serie TV possono aiutarci a fiorire. Il primo problema che affronta Pierri è quello di dover sdoganare in un qualche modo le serie televisive perché non vengono considerate come un prodotto di alta cultura, quindi la cultura con la C maiuscola. Nonostante il concetto di pop culture, di cultura pop, abbia comunque ormai attecchito da anni, e la filosofia abbia fatto studi sulla cultura pop, si pensa ancora molto spesso che la critica debba essere un'attività dell'intelletto. Ma come appunto giustamente Pierri ci ricorda, Susan Sontag in un saggio intitolato Against Interpretation rileva come in effetti la critica sia il prodotto di un'espressione del sé molto più complesso rispetto al semplice raziocinio e al potere dell'intelletto, cioè noi critichiamo attraverso tutti i sensi, è un'esperienza appunto più partecipativa, più istintiva, quella di criticare in senso lato. Allora, questo tema dello sdoganamento delle serie a puntate e della cultura con la C piccola mi hanno riportato a Dickens. Quindi siamo metà dell'Ottocento. Dickens è al tempo un VIP, uno scrittore popolare, popolare nel senso di famoso, prolifico, che è anche una certa visibilità sociale perché va a leggere le sue opere escono appunto in episodi e la gente attende gli episodi, li attende spasmodicamente, tanto che addirittura gli emigrati che andavano negli Stati Uniti portavano le nuove puntate a coloro che erano già negli Stati Uniti e che avevano perso il contatto con le storie di Dickens e quindi all'arrivo delle navi urlavano dal porto, cosa è successo? La piccola Dorrit. E quindi diciamo che c'era un momento di attesa per queste uscite, che però per l'autore stesso rappresentavano anche un controllo di quello che succedeva alle sue narrative. L'autore aveva quindi la possibilità di manipolare le narrative grazie alle risposte, al responso che il pubblico dava alle sue storie. Oltre a questo, c'era anche una dimensione didattica che a quanto pare anche. Oltre a questo, c'era anche la dimensione didattica delle storie. Le storie insegnavano ai piccolo borghesi e ai medio borghesi come agire in società, come relazionarsi gli uni con gli altri. E in effetti questa è la radice delle storie. Cioè, tutte le storie hanno origine in questo nostro bisogno di sopravvivenza. La prima storia può essere quella di un uomo che ha mangiato una bacca rossa davanti a un altro uomo ed è morto. Il secondo uomo va e racconta la storia del primo uomo che ha mangiato la bacca rossa, quindi insegnando a tutti gli altri uomini a non mangiare le bacche rosse. Una storia di sopravvivenza, probabilmente la prima storia che ci ha reso umani, diversi dagli animali, in grado di sopravvivere grazie alle storie. Nel momento in cui, come ci racconta bene Frank Rose, lo scenario cambia e quindi non si tratta più di sopravvivere, quindi grazie alla storia delle bacche rosse, lo scenario si complica e quindi noi produciamo storie, leggiamo storie per sopravvivere in uno scenario sociale che è sempre più complesso.
quindi per sopravvivere a certe dinamiche, sopravvivere anche in modo figurato. Altra storia radicale, quella di un giovane uomo il cui zio ha ucciso il padre e ha sposato la madre. E il giovane uomo si chiede: cosa devo fare ora? Devo vendicarlo? E il dubbio di Amleto diventa il modello per tanti altri scenari sociali in cui qualcuno si ritrova a dover gestire questo tipo di complessità. Cosa hanno quindi così di diverso le storie televisive rispetto alle storie di Dickens? Certo, il mezzo cambia, ma la sostanza resta. C'è però, come fa notare Marina Pierri, un problema di rappresentatività, di rappresentazione. Ovvero, oggi si deve stare molto più attenti a questa produzione di storie televisive nella misura in cui essere rappresentati in una fiction significa esistere socialmente. Non essere rappresentati, lo abbiamo già detto altre volte, la non visibilità implica la non esistenza. Nel momento in cui ci riconosciamo in una storia televisiva, nel momento in cui facciamo nostro l'arco di gioie e di dolori vissuti dalla regina Elisabetta, allora vuol dire che in un qualche modo ci riconosciamo, ci sentiamo rappresentati, che sia io in un angolo di Buckingham Palace o in una strada vicino a Downing Street, però significa che io in un qualche modo sono dentro a quella serie televisiva. Allora per me sarà interessante capire cosa di me c'è in The Crown, cosa a me The Crown insegna. Ma questo è quasi una psicoterapia. Ma di una cosa sono certa, che se mi sento rappresentata o sono cieca o sono privilegiata. Cieca non credo di essere, quindi sono privilegiata. Ho il vantaggio rispetto a tante altre persone di sentirmi parte di quel mondo rappresentato e quindi in un qualche modo di esistere. Allora oggi nella mia elaborazione del lutto dovrò capire quale parte di me sia riflessa in The Crown. Però rispetto alla condizione di orfana che sarebbe piaciuta tanto a Dickens, ho fiducia che ci sia un bellissimo algoritmo di Netflix che mi consegnerà due genitori adottivi nuovi. Ciao a tutti, ciao a tutte.